della cittadinanza. Sono qua ad approvare questa maggioranza soprattutto, lo ripeto, per senso di responsabilità nei confronti del territorio, ma del territorio che rappresentano i lavoratori. Credo che vengano prima i lavoratori della comunità come da montare e poi vengo io come amministratore. Io questo ci tenevo a dire, al di là dei ringraziamenti e degli elogi che ha fatto il consigliere, carissimo Giuseppe, io ti ringrazio, ma io sono un responsabile, ho famiglia anch'io e credo che come io voglio portare qualcosa a casa, così tutti quanti voi, farò il mio meglio. Io non so se questa nuova esecutiva mi darà la stessa delega, le stesse continuazioni che ho avuto fino adesso, però posso assicurarvi che come mi sono impegnato dal primo giorno, parlo del 20 di maggio, io lo continuerò a farlo, ma al di là se mi daranno pure la delega ancora alla forestazione, che comunque sarò vicino a voi. Grazie. Il consigliere Cucco, la parola al presidente Arro. Scusate l'emozione, perché effettivamente non credevo che un gruppo di amici, gli stessi, che un gruppo di amici, gli stessi che mi avevano proposto un anno e mezzo fa, mi hanno di nuovo riproposto. Io li ringrazio tutti i presenti, la solidarietà che esprimo adesso pubblicamente verso i lavoratori. E vorrei ringraziare i sindaci presenti ed assenti a questa riunione. Comunque la nostra intenzione è quella di portare a termine non solo la problematica degli operai, che adesso è quella che ci sta più a cuore, perché credo che questa problematica interessi il territorio, perché se vengono meno questi stipendi noi a Maiuri completamente. Ecco perché ci tengo, ecco che mi rivolgo anche ai sindaci presenti ed assenti, di collaborare, perché alcune volte si crea questa rottura tra delegato e chi rimane ai comuni e siamo sempre gli stessi. Questo è quello che ci tengo a dire, di unire e di partecipare, perché questo possa avvenire, troviamo una soluzione, troviamo tutto quello che vogliamo, ma non si può abbandonare questi 400 stipendi, perché l'unica ed è sola realtà che ci rimane nel nostro territorio. Perché è vero che è stato fatto il parco, è stato fatto che hanno messo gli animali in via di estensione, tutte quelle cose in menù, però c'è un fatto che sta avviene noi in estensione, l'animale cresce e noi spariamo. Allora io questo è quello che dico, voi sindaci tutto quanto, maggioranza, presidente, non mi interessa, a me mi interessa l'obiettivo, che è la cosa principale, cioè se stanno buoni l'operato, stanno buoni tutto quanto, questo è in definitiva il mio discorso. Non mi prolungo troppo perché la mozione è grande segno. La mozione di sfiducia, volevo. No, quello che volevo dire è che ci tengo a precisare, a parte di tutte le voci e cose che a me figurano, ci tengo a precisare che la prima fase di Franco Martino, ci tengo a dirlo, per quanto mi riguarda è stato un ottimo presidente. Perché dico questo? Perché l'unione fa la forza. Durante il percorso, dopo gli 8-10 mesi, è venuto a mancare il gruppo. E quando viene a mancare il gruppo, è questo quello che succede. Quando non c'è l'unione, lontano i sindaci, lontano gli amministratori, ognuno gira per conto suo, alla fine questo succede. Perché i primi 8 mesi è stata una bellissima amministrazione. Dopodiché non si è capito niente. Chiaramente io resomi conto che a 6 non avevamo la maggioranza. Cioè io tenevo una maggioranza in piedi che non esisteva, che puntualmente quando andavamo in consiglio, che dovevamo nominare un assessore che era venuto meno, puntualmente non aveva venuto.
Allora a questo punto non si può mettere. Ecco perché si è arrivata a questa decisione. Io mi auguro che questo sia un punto di partenza, che tutti insieme raggiungiamo quel traguardo che ci siamo, quel traguardo che vogliamo tutti, la solidarietà di tutti quanti indistintamente, opera, impiegati nello stesso problema, siamo tutti nella stessa parte. E se viene a me, se vedi che sta mangiando, completamente fuori da tutto. E quello che vi voglio annunciare è che in settimana faremo un consiglio dove saranno invitati tutti i sindaci per le dimissioni che loro faranno per la causa di cui abbiamo parlato. In settimana ci mettiamo d'accordo per stabilire il giorno. Dobbiamo vedere, in settimana saranno presentate anche le sindaci. Va bene, vi ringrazio tutti e passo la parola. Di avere le idee belle precise, complimenti e auguri. Prima di dare la parola agli operai per sentire anche la loro voce, permetteteci un attimo di fare il secondo adempimento, che è il punto l'integrazione all'ordine del giorno, che ha per oggetto l'elezione del Presidente del Consiglio della Comunità Montana Alburni, in modo che tutto il quadro lo completiamo. E quindi mi sembra che bisogna procedere alla nomina del consiglio elettorale. Passerella, facciamo fare qualcosa. No, due, 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 due,